Buongiorno amici di Play Retro Punti TV. Il vostro piccolo Pel, Little Pelizza, vi delizierà di un discorso di fine anno a modalità simile a quelli di Mattarella, però senza ammorbarvi. Non parleremo quindi di morti, di finti buonismi, di guerre, della morte di Palpatine, niente, parleremo solo di playretro.it. Il progetto nasce circa un anno e qualche buffo mese fa. Era qualcosa che desideravo, qualcosa che covavo, ma non ho mai avuto il coraggio di farlo. Questo perché sono molto pigro, questo perché pensavo fosse abbastanza difficile da realizzare. Poi ho visto che la mia arcinemica Renas Asp ha realizzato un sito, anzi ha realizzato un sito dato che l'ha chiuso, e ho visto, cavolo, se è riuscita anche lei ci riuscirò anche io. Effettivamente non era poi così difficile come pensavo. Una piccola parentesi: ogni volta che provo a rapportarmi con una ragazza, per qualche ragione, anche se nelle migliori intenzioni, diventa sempre una mia nemica, meglio, lei mi odia, ma questo non lo so. Evidentemente mi manca una delle cinque dei cinque punti focali che la mia amica, porno amica del cuore, Elettra June, mi ha rinfacciato una volta. Non ho questi cinque punti che non vi vado a elencare, per pietà per voi, e quindi ogni volta che provo a conquistare o conoscere una ragazza ottengo l'effetto di farmi odiare. È una cosa incredibile, guarda. Comunque, mi dispiace che abbia chiuso il suo sito perché scriveva davvero bene, ed è un peccato. Mi dicono che si sta dedicando ai nightclub, al satanismo, un po' in ritardo, ma comunque ognuno ha i propri periodi. Se è felice lei, felici tutti, no? Cioè praticamente felice lei, felici tutti, e speriamo che abbia trovato la sua dimensione. Tornando a noi, playretro.it, come dice il nome, è un sito dedicato al mondo retro, ma è un po' fuorviante il nome Play, perché non è solo dedicato ai giochi, ma anche ai film, cinema, serie TV, manga, anime, cibo, pubblicità, insomma tutto ciò che un boomer ama. Io come boomer sono il top, per dirlo. Quindi ho fatto questo sito per poter dare, per far conoscere a tutti queste cose, ma non quelle più blasonate o famose, quelle più dimenticate, sconosciute, quelle che non ci ricordiamo, le cose anche, diciamo, anche più brutte e trash, ma che è giusto ricordare. Il sito ha un bellissimo template gestito da un vietnamita. Il primo template che ho utilizzato è gestito da un nepalese, quindi devo dire che, bene o male, i template sono fatti in Asia. Quindi che dire, dopo un anno e qualche puffo, il mese, tiriamo le somme. Il bicchiere è mezzo vuoto. Pensavo onestamente che avesse più successo, di raccogliere molto più pubblico, di raccogliere molto più seguaci, anche perché, insomma, vai su YouTube, vedi 200.000 ricerche o per un video che ti mostra un volantino del Lidl, o 50.000 visualizzazioni su una tipa che dice io sono fica, e per non parlare poi dei food blogger che, bontà loro, fanno ridere le prime volte, ma pietà, recensiscono delle cose senza contenuti, è buono, ah, questo è più buono. Ma questo è ancora più buono, ma questo è accettabile. Cioè, francamente, capisco che sono genuini, ma se raggiunto un certo numero di pubblico o di follower, bisogna vedere anche qualche contenuto più vero, cioè più vero, più che ti guidi, insomma, non che ti dice solo è buono, fa schifo, è buono, o bella zii, o bella ragazzi, o uno Shrek buttato in aria. Comunque, Montalore, anche lì, visto che stanno riscuotendo un grandissimo successo, mentre il mio sito e il mio canale YouTube langue un po', si fa il possibile, ma
ci metto un sacco di contenuti, ci metto un sacco di impegno, a quanto pare la gente preferisce cose stupide, inutile dire, cose abbastanza stupide, o come dice il mio amico, probabilmente io sono fuori tempo massimo e quindi non sono cose che interessano, anche se noto che su Facebook ci sono 100.000 canali, tutti simili o comunque retro, lui copia e incolla le foto, ma contenuti praticamente pochi. Io ho provato a inserire i miei articoli, a mettere a farmi conoscere, ma a quanto pare la gente mette dei like, ma col cazzo che si iscrive al mio canale. Evidentemente mi manca la capacità aggregante, forse se avessi due belle tettone le cose sarebbero diverse, sicuramente. Che dire, per il 2023 l'impegno è quello di riuscire a crescere, quantomeno raggiungere le 1.000 visite al giorno e raggiungere almeno 2-3.000 utenti sul canale YouTube. Piccoli passi, speriamo, verso qualcosa di più grande, ricordando che è un sito comunque gestito da solo una persona, nonostante abbia cercato i collaboratori, compatibilmente con il poco tempo dovuto al lavoro. Devo dire che la delusione più grande è venuta proprio dagli amici o dai colleghi, cioè così, di lavoro. Avevo creato delle magliette, ho creato degli adesivi. L'unica cosa che ho chiesto in cambio, speravo che si facessero una foto e pubblicizzassero il sito, o comunque invitassero i loro amici a mettere un like. Purtroppo questo non è avvenuto. La maglietta, un 20% ha fatto la foto. Adesivi o invitare amici, un bel 0%. Anche lì purtroppo o non mi credono o non prendono seriamente quello che faccio, o probabilmente ognuno pensa per sé. È un dispiacere perché questo è un vero progetto a cui tengo molto e cerco di curare il più possibile dedicandogli molto del mio tempo libero, anche se non sembra. Tanto è che gioco raramente, o meglio, gioco solo i giochi che recensisco. Per il resto mi dedico al sito cercando dei contenuti. Quindi ragazzi, per il 2023, più follower, più pubblicità, più contenuti. Un design e uno style più bello del sito, spero, quando riuscirò a trovare un grafico e quando il mio amico di infanzia, Cubo, produrrà del logo e smetterà di dirmi domani, domani, domani. E altro che altro dire, ragazzi, io vi auguro buon anno, seguite il mio sito, seguite il mio canale YouTube, mettete un bel like sulla pagina Facebook slash playretro.it e invitate i vostri amici. Questo mi aiuterà a scrivere e mi incentiva soprattutto a scrivere. Quindi conto sul vostro aiuto per crescere e inculo ai food blogger, inculo ai volantini del Lidl, inculo alle fashion o quello che è, che dove mostro due tette e attirano il pubblico di morti di figa, che è una cosa incredibile, o mostrano due stronzate via di pubblico. Quindi cerchiamo di far crescere le retro.it. Grazie a tutti.